Ah, ed eccoci qui. Sarò molto sincero con voi. Da una parte speravo che questo momento non sarebbe mai arrivato, dall'altra invece non vedevo l'ora. Perché speravo che questo momento non sarebbe mai arrivato? Perché a neanche un mese dall'uscita del gioco si è creata una magia attorno a Red Dead Redemption 2 che neanche all'epoca dell'uscita di GTA 5 sarà creata. Who let the simpleton out of the asylum? Misteri, dettagli, miglioramenti all'intelligenza artificiale, chi più ne ha più ne metta. Ma dall'altra parte, beh, dovevamo pur riuscire a prendere in giro il gioco in qualche modo, no? Quindi senza ulteriori indugi, benvenuti al primo episodio della logica di Red Dead Redemption 2! Una delle primissime cose che ho fatto il primo giorno di gioco su Red Dead Redemption 2 è stato rubare una carrozza e vedere come si comportava a livello di fisica. Bene, i carri e le carrozze sotto questo punto di vista si comportano abbastanza bene. La cosa di cui vi sto per parlare però mi è successa quasi completamente a caso. In pratica, ero arrivato a Valentine, ero sceso dalla carrozza, mi sono fatto il mio giro, sono tornato, volevo risalire sulla carrozza, ma siccome ero troppo lontano e troppo vicino ai cavalli, Arthur cosa ha fatto? Premendo triangolo, ha fatto libera. Perfetto, ha liberato il cavallo. L'unico problema è che la gente, completamente dal nulla, ha capito che quello era un furto. Ma non furto di veicolo, assolutamente no. Furto di cavallo. Ah sì, furto di cavallo. Allora mo me lo rubo veramente, mali mortacci vostra. Ora, io capisco che l'intelligenza artificiale sia stata migliorata, quindi se rubi un cavallo davanti a qualcuno, ti allontani e gli ripassi davanti, è ovvio che ti dica furto di cavallo, ma non è possibile che se tu rubi un cavallo a Emerald Ranch e poi te ne vai a Valentine, la gente si accorga a chilometri e chilometri di distanza. Ai vecchi tempi su GTA Online, cosa che per fortuna ora è possibile, non si poteva correre in casa o nei negozi. Cosa hanno ben pensato di fare su Red Dead Redemption 2? Impedire di correre all'interno dell'accampamento. Sotto un video di Starter che ha parlato prima di me di questa cosa, che tra l'altro saluto, ho letto un commento che diceva: "Beh, la risposta è semplice, in casa tua non corri!" Oh, amico, io sembra che faccio i 100 metri da quanto corro in casa mia! Come diamine avete fatto a pensare che potesse essere bella una cosa del genere? Una delle cose più fastidiose di Red Dead Redemption, un dettaglino che però è veramente fastidioso, è il fatto che se tu stavi facendo una bella ripresa e quindi avevi disattivato l'interfaccia, sai, magari un timelapse o semplicemente una ripresa panoramica, e vuoi malauguratamente inserire il segnalino sulla mappa per andare in un punto per poi dopo riattivare l'interfaccia perché magari te ne sei dimenticato, no, il segnalino non si mette! Tu premi, lo senti il suono del segnalino, ma il segnalino non compare! E questa per voi potrebbe sembrare una gran stronzata, e di fatto lo è un dettaglio secondario, ma è una delle cose più fastidiose che ho riscontrato in questi giorni registrando video, ad esempio, di misteri, in cui già ti devi fare i chilometri e chilometri a cavallo per arrivare nel luogo in cui devi registrare la clip. Figurarsi quanto ti incazzi se si mettono in mezzo anche questi problemi. All'accampamento, oltre al fatto che possiamo donare un sacco di soldi per ricevere in cambio un cazzo niente, possiamo anche costruire dei potenziamenti che potranno usare poi tutti gli altri. Bene, possiamo costruire anche dei nuovi cosi di legno che costano $300. $300 nel Far West per dei cosi di legno, tre pezzi di legno, scusate, sei pezzi di legno con dei pezzi di corda arrotolati. $300? Una fottuta pepita d'oro si vende per $500 all'interno di questo gioco. Ma poi non è che dici, vabbè, è legno lavorato, è legno robusto, sarà anche robusto, ma lavorato non credo proprio. Se do 10 centesimi al mio falegname me lo fa meglio. Ah, Rockstar Games, Rockstar Games, dove saresti stata, mia dolce Rockstar Games, se non avessi inserito problemi con il fuoco, in particolare il fuoco delle bottiglie incendiarie. Già su GTA 5, se tu tieni una Molotov fuori dal finestrino, questa resta accesa. Va bene, GTA 5, gioco del 2013, giocone. Gliela facciamo passare. Red Dead Redemption 2, gioco di fine 2018. Se metti una Molotov sott'acqua, cosa succede? Si spegne. Va bene. La tiri fuori. Si riaccende. Ora! Direte, ma cavoli, c'è del liquido infiammabile, è ovvio che se tu la metti e la tiri fuori subito, si riaccende immediatamente dopo per il calore, tutte le cose, bla bla bla. Sì, però
Però se io la tengo 2 minuti sott'acqua e poi la tiro fuori, si riaccende uguale! Perlomeno invece se buttate una molotov in acqua non esplode e resta spenta. Problemi simili però li abbiamo anche con la dinamite. Chiunque abbia fatto almeno la terza media saprà che l'ordine nelle equazioni a volte è importante. Perfetto, andiamo a vedere 3 equazioni. Dinamite più colpo di pistola uguale dinamite che esplode. Ok, dinamite più bottiglia incendiaria buttata addosso uguale dinamite che esplode. Perfetto! Cambiamo però un attimo l'ordine. Bottiglia incendiaria buttata a terra, quindi fuoco, sai, fuoco, più dinamite piazzata a terra uguale un cazzo niente! Ma cosa succede invece se con la dinamite in mano e la miccia accesa che sta bruciando andiamo in acqua? E cosa succede invece se buttiamo la dinamite con la miccia accesa direttamente in acqua? Come giusto che sia, lanciando la dinamite con la miccia accesa, questa esploderà dopo pochi secondi. Bene, dinamite in mano e miccia accesa! Sul serio? La visuale dinamica potrebbe sembrare una bella cosa, ma non lo è, oltre al fatto che spesso rompe il cazzo nelle missioni, ma vabbè. Se tu stai facendo un timelapse, ad un certo punto, dopo 2 minuti precisi, la visuale si sballa e parte la visuale dinamica. Va bene, dai, tu lo sai, sai che dopo 2 minuti premi start, togli il menu e la visuale ritorna a posto, tanto velocizzando un timelapse alla fine si tratta di pochi frame che puoi tagliare. Però la cosa che non ha senso è che certe volte la visuale dinamica si attiva, altre no. Ma arbitrariamente, non è che magari dici, stai sulla cima di una montagna, stai sopra una collina, c'è davanti a te un paesaggio mozzafiato, grazie gioco che mi attivi la visuale dinamica e mi fai vedere il paesaggio. No! 1. Il gioco ti fa vedere in primo piano Arthur. 2. La visuale dinamica si attiva dopo 2 minuti. Tempo nel quale probabilmente sei già andato al bagno e ti sei dimenticato di mettere la pausa. Ma come ho detto, questa cosa è arbitraria. Sei sulla cima di una montagna, può capitare che non ti si attivi mai. Stai lì 20 minuti, non si attiva un cazzo. Stai davanti a una roccia, uè, voglio bello sta roccia, e dopo 2 minuti ti si attiva la visuale dinamica che non ti fa vedere un cazzo. Una delle cose che odio di più nei videogames sono i tempi non ottimizzati. Quando tu fai un viaggio con la diligenza ti fa vedere il timelapse, bello, sai, con le nuvole, ok. Dopodiché c'è il caricamento molto spesso. Perché non mi hai fatto il caricamento mentre facevi il timelapse? Una delle cose che odio di più al mondo, non riguardo Red Dead Redemption, no no, proprio al mondo, in termini assoluti, è il salvataggio automatico di Rockstar Games. Già su GTA 5, se tu una singola volta non volevi salvare, quindi premevi no, lui ti diceva, vuoi disabilitare il salvataggio automatico? Beh, no! Solo adesso non voglio salvare, non voglio disabilitare il salvataggio automatico. Quindi tu cosa fai? Stessa cosa su Red Dead Redemption. No! Il gioco cosa ti dice? E allora vuoi salvare? La morale è che quindi tu non puoi non salvare una singola volta con il salvataggio automatico, a meno che non lo disabiliti e poi lo vai a riabilitare nelle impostazioni. Molto spesso però il gioco ti accusa di crimini che in quel momento in realtà non penseresti mai di aver commesso, come in questi casi. Hey, tough guy. Now, what are you trying to pull with me? Okay, okay, keep your hair on. You shit bastard! Ma come vandalismo? Ma se mi è venuto lui addosso, ma di che stiamo a parlare? Molto spesso, data l'ambientazione del gioco, capita durante le missioni di dover fare lunghi tragitti a cavallo, che per fortuna, nella maggior parte dei casi, sono in compagnia. E per un italiano come me, che non è madrelingua inglese, potrebbe essere anche una cosa bella. Infatti a me piacciono quei dialoghi, perché ascolto semplicemente la conversazione in inglese. Ma per uno che l'inglese lo sa perché è madrelingua, che cazzo gliene frega di stare anche 10 minuti ad ascoltare uno che parla? Sarebbe bello poter skippare tutto e avere un riassunto di quello che ha detto l'altro personaggio, magari arrivando e quindi modificando leggermente la cutscene successiva per chi non vuole stare a vedersi tutto il tempo l'ambientazione, bla bla bla. Però è accettabile, almeno per me, questa cosa. Il problema grosso però si pone quando dobbiamo fare lunghi tragitti durante le missioni con carri o carrozze. Santo Dio, già sono lenti. I personaggi, inoltre, come se non bastasse, ti dicono di rallentare! Perché devo rallentare? Il terreno è accidentato? Si rompono le ruote? Perfetto! Meglio così! What are you doing? Get back on the road. Ora io dirò solo 5 parole. Fuoco da campo sulla neve.
In un gioco così realistico e con così tanti dettagli come Red Dead Redemption 2, è ovvio che i cactus ti facciano danno se li tocchi. No, non è vero un cazzo.